Esercizio 6.16 trova una funzione che possa descrivere come la concentrazione C misurata in grammi litro di una sostanza disciolta in una soluzione dipenda dalla quantità X di sostanza misurata in grammi aggiunta a un litro di solvente. Sapendo che con X uguale a 0 la concentrazione è nulla e che si verifica un fenomeno di saturazione per cui la concentrazione massima raggiungibile è 20 grammi litro. La funzione cercata deve avere un andamento di questo tipo. Con una salita da 0 fino a 20 grammi litro, una salita più o meno ripida, e con la concentrazione massima 20 grammi litro, valore asintotico, asintoto orizzontale per la x, la quantità di sostanza che tende all'infinito. Vediamo infatti che quando la quantità di sostanza disciolta in un litro di soluzione, anzi di solvente, tende all'infinito, la concentrazione più di 20 grammi litro non sale. Una funzione matematica di questo tipo è l'esponenziale, che presenta due parametri, a e k. Si tratta di un'esponenziale che è stata ribaltata e sollevata di 1. Vediamo come infatti si arriva a questa espressione. Si parte dall'esponenziale e alla meno kx, esponenziale decrescente che passa per 1. Si ribalta rispetto all'asse orizzontale mettendoci il meno davanti, meno e alla meno kx, e quindi stiamo costruendo pezzo per pezzo questa funzione. Siamo partiti da questa e abbiamo aggiunto il segno meno davanti, ribaltandola per ottenere meno e alla meno kx. Ora sommiamo più 1, quindi meno e alla meno kx la funzione di prima, più 1 viene lo stesso grafico, però sollevato di 1. Quindi la funzione non passa più nel punto meno 1 ma nell'origine, e l'asintoto non è più x uguale a 0 ma diventa x uguale a 1. Infine dobbiamo moltiplicare per questo fattore a, che è una specie di ampiezza della funzione esponenziale ribaltata e sollevata di 1. Infatti la funzione esponenziale aveva come asintoto y uguale a 1, adesso avrà come asintoto y uguale a. L'asintoto si trova ad altezza a, infatti se noi facciamo di questa funzione il limite per x che va all'infinito, questo termine tende a 0, in quanto diventa e alla meno infinito, perciò il limite tende ad a. Il nostro valore di a è 20 grammi litro, è la concentrazione massima asintotica. Quindi la nostra funzione è del tipo y uguale 20 grammi litro per 1 meno e alla meno kx, però non abbiamo altre informazioni per poter trovare l'altro parametro k. Infatti l'informazione che ci veniva data, che la funzione passa per l'origine, è già verificata. Basta infatti sostituire x uguale a 0 e alla 0 fa 1, 1 meno 1 fa 0, e quindi è già automatico che questa concentrazione vale 0 quando la sostanza disciolta nel solvente è pari a 0 grammi. Dunque il parametro k rimane un parametro libero, un parametro positivo. Questo vuol dire che non c'è una sola soluzione del problema dato, quindi non c'è una sola curva, una sola funzione, ma un'intera famiglia di soluzioni, quindi un'infinità di curve di questo tipo, di curve esponenziali, al variare del parametro k per tutti i valori positivi reali. Il ruolo di questo parametro k è quello di permettere una salita più o meno rapida. Se k è un valore piccolo, la salita è più lenta, come nel caso di questa curva verde. Se k invece è un valore più grande, come la curva rossa, la salita è più ripida. Questo lo possiamo verificare con un piccolo approfondimento in cui ho immaginato di assegnare un'ulteriore condizione, e cioè che in corrispondenza di 10 grammi, per esempio, di sostanza, la concentrazione sia o 2 grammi o 12 grammi ogni litro di soluzione. Avendo dato questo ulteriore punto della funzione, quindi o questo punto o quest'altro, ora siamo in grado di trovare il valore di k. Troveremo in particolare il valore di k quando la funzione passa per 10,2 e l'altro valore di k, cioè k2, quando la funzione passa per 10 grammi, 12 grammi litro. E vedremo che effettivamente il valore che troveremo k2 sarà maggiore di k1. Cominciamo quindi con il primo caso, quando la concentrazione è 2 grammi litro. Quindi al posto della y, che è la concentrazione, qui mettiamo 2 grammi litro, e al posto della variabile indipendente x, che è la quantità di sostanza, mettiamo 10 grammi litro. Abbiamo quindi da risolvere questa equazione esponenziale perché l'incognita è k e si trova all'esponente.
Semplifichiamo, portiamo il 20 a dividere sotto al 2, quindi fa 0,1 a destra. Portiamo quindi questo 0,1 a sinistra, 1 meno 0,1, 0,9, e a destra portiamo invece l'esponenziale che cambia segno. Ora facciamo i logaritmi naturali per trovare il valore di k, così rendiamo l'equazione non più esponenziale ma di primo grado. Infatti per definizione di logaritmo naturale, il logaritmo naturale di 0,9 è quell'esponente da dare alla base e, quindi è meno k 10 grammi. Meno k 10 grammi è l'esponente, cioè il logaritmo naturale, per ottenere come risultato 0,9. È un'equazione di primo grado, l'incognita è k, quindi molto semplicemente il risultato è meno logaritmo di 0,9 su 10 grammi, giustamente questo segno meno davanti al logaritmo di 0,9 perché il logaritmo di un numero minore di 1 è negativo, quindi il segno meno riporta il risultato positivo e il risultato è circa 0,011 fratto grammi. Questo è il valore di K1 che mi permette di trovare questa funzione che sale meno rapidamente, in quanto passa per questo punto. Ora cerchiamo il valore K2 dell'altra funzione che passa per quest'altro punto. Il procedimento è identico, soltanto che in corrispondenza dei 10 grammi di sostanza la concentrazione non è 2 ma 12 grammi litro. Procedendo esattamente come prima, 12 diviso 20 fa 0,6, porto di là 1 meno 0,6, 0,4, quindi questo esponente meno k 10 grammi è il logaritmo di 0,4 e quindi trovo k, è un'equazione di primo grado, trovo k nel secondo caso, k2, che viene un valore maggiore, 0,092 su grammi, quindi vediamo che k2, questo valore è effettivamente maggiore di k1. A dimostrazione che più è grande il valore di k, come indicato da questa freccia nera, e più è ripida la salita di questa funzione esponenziale verso l'asintoto.